ama soltanto me. Sì, si chiedono il perché quando scende la notte, ama soltanto me. Marco è un cantautore, un musicista che racconta la propria vita tramite la musica, quello che vivo sulla mia pelle, e la musica è stato un incontro naturale, diciamo, nel senso che suonando così ho sentito che poteva essere un mezzo espressivo importante, che riuscivo a dire delle cose che nella vita di tutti i giorni non riuscivo a dire, e quindi ho capito quanto fosse prezioso questo mezzo, e da lì ho seguito questa urgenza espressiva e mi sono, diciamo, ritrovato musicista. È successo un po' così. Sconosciuto uscirà il 1 marzo, è un pezzo che già ha avuto una sua storia, diciamo, perché ha vinto il premio De André nel 2016 e mi ha poi permesso in realtà di incontrare due persone importanti. Il primo è il mio produttore Fausto Mesolella, che purtroppo ci ha lasciato nel marzo del 2017, quindi insomma abbiamo quasi finito il lavoro con lui, e l'ho incontrato grazie a questa canzone, perché questa canzone mi ha portato in finale al premio De André e lui era in giuria a questo premio. Poi il brano ha vinto come miglior canzone il premio, e diciamo che da qui poi è partito questo incontro con Fausto e quest'idea di produrre questo disco insieme. Poi mi ha portato anche un altro incontro, perché nell'album, non nel singolo, nella versione dell'album, questo brano sarà in duetto con Federico Zampaglione di Tiro Mancino. Quindi insomma è un brano fortunato. Che nella produzione Fausto è stato molto discreto, cioè ha preso il mio mondo così com'era e lo ha semplicemente reso più maturo, e mi ha anche dato poi il coraggio di esprimermi al meglio. È stato molto poco invasivo, come fanno i produttori bravi, nel senso che lasciano essere gli artisti. E lui è stato un incontro magico anche dal punto di vista umano. E all'interno dell'album ci sarà un brano a cui tengo molto, che appunto, visto che parlavamo di Fausto, è proprio dedicato a Fausto Mesolella, parla di lui, e uscirà il 30 marzo, che è l'anniversario della sua morte. È un brano che però lo celebra in tutta la sua vitalità. Io l'ho scritto prima che succedesse purtroppo quello che è successo, però sembra un brano scritto dopo. Perché? Perché si intitola Il maestro sta in cielo, ed è una frase che lui diceva a chiunque lo chiamasse maestro quando giravamo nel corridoio di un teatro o in uno studio, no? Chi lo vedeva passare spesso, visto il calibro di Fausto come musicista, lo chiamava maestro, no? E lui rispondeva con la sua calata napoletana, diceva o maestro sta in cielo. Stiamo lavorando a un tour che toccherà un po' tutte le città d'Italia, e questo primo appuntamento all'Auditorium è importante perché è un inizio, insomma, apre un po' le porte a quello che sarà il tour, diciamo. E è una data a cui tengo molto, perché è un posto a cui tengo molto, perché come ti dicevo prima ci ho vinto il premio De André, no? Quindi è un posto che mi rimanda proprio un bel ricordo, e è un posto dove si può fare la musica secondo me al 100%. In questa data, diciamo, presenteremo il nostro repertorio, ci sarà anche qualche ospite che adesso non posso ancora dire, però ci sarà, e poi continueremo. Allora, potete seguirmi sul mio canale Facebook, Marco Greco Official, e su Instagram e su YouTube. Ciao, dire giovani, alla prossima. Io vengo da te perché ho bisogno di te, vengo da te, poi ti sogno anche se non so.